Ciao a tutti, sono Nese e oggi volevo fare un unboxing, una recensione di una scatola della nuova serie di Crossmaster Collection, terza serie. Allora, originariamente dovevano essere due scatole, ne ho ordinate due, però con la mia grandissima sfiga l'ho trovato doppio. Quindi l'ho regalato a una mia amica che collezionava quelli della prima e seconda serie, questi, di questi non aveva nessuno e me ne ha regalati tanti lei, cioè gran parte della mia collezione me l'ha regalati lei, quindi ovviamente le dovevo, o almeno questo. E niente, io volevo lei, non l'ho trovata. Se sapete come si chiama, quanto può valere, quanto è rara, eccetera, eccetera. Scrivetemelo nei commenti perché su eBay ancora non l'ho vista in vendita. E se volete, se qualcuno per puro caso la volesse scambiare con quello che ho trovato o con un altro della mia collezione, ditemelo e sarei felice di scambiarlo, insomma. Cioè, mi piace, però ecco, lei era quella che mi piaceva di più. Però c'è solo lei e solo una ragazza nella collezione, quindi era un po' difficile. E niente, questi sono alcuni dei personaggi. E questo è il retro. E ora lo apro e vediamo, cioè vi faccio vedere cosa ho trovato. Allora, questa è la checklist. Ci sono tutti i personaggi e come potete vedere lei è l'unica ragazza del gruppo. Ci sono diversi draghi o dinosauri, diversi sciamani, oddio, non mi viene mai il nome. Due, aspettate. Minotauri, poi diversi pirati. Allora, vabbè, qui c'è niente, cose, pubblicità. E io ho trovato lui. Allora, vabbè, arrivano insieme ai segnalini e insieme alla carta wrapping paper. Vabbè, insomma, quello per avvolgerli. E è molto carino. Ha questo bastone con una maschera, maschera anche qui con un occhio solo. E disegni tribali, è cicciottino e ha questa parrucca, quindi è molto carino. Un canale che segue anche me, l'ha trovato l'ultima volta, quindi ti saluto se stai guardando. Quindi ecco, lo riconoscerà ovviamente. Allora, questo è l'artwork. E è abbastanza bello anche questo. Sono sempre belli gli artwork comunque. Il punteggio è parecchio alto. È raro. E su eBay costa 23 euro. Uno dei più costosi che ci sono. Ok, quindi questo è lui. E appunto, se trovate lei e vorreste scambiarla oppure, non lo so, con lui o altri della mia collezione, ditemelo pure. E ora vi faccio vedere la mia collezione di Crossmaster. Allora, eccoli qua. Ho fatto l'unboxing di tutti, quindi potete trovarli sul mio canale. E questa è una delle mie preferite. Poi ci sono questi. Li ho messi in ordine più o meno di colore e non di serie. E le ultime due anche sono le mie preferite. E lui sta in mezzo alle altre ragazze selvagge. Quindi ecco, questa è tutta la mia collezione. Non sono tantissimissimi, però sono 19, 20, 19, mi ricordo. Comunque, eccoli. Queste erano le altre scatole e sono cambiate abbastanza, direi, perché il colore è diverso, la consistenza, anche se non potete, è più rigido, questo qua rispetto a questo, e è cambiato all'interno, se riesco a aprirlo. Perché ha questo pezzo in più e questi due qui, quindi è abbastanza diversa la scatola. Comunque, eccole. E niente, se vi è piaciuto il video vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al mio canale. Se vi iscrivete e me lo scrivete nei commenti, io mi iscriverò al vostro canale. E niente, fatemi sapere se vorreste altri unboxing, anche se adesso costano un po' di più. Questo costava 6, questi costavano 5 e da me non li vendono più, quindi li ho dovuti ordinare. E quindi niente, fatemi sapere, comunque in caso posso sempre riordinarli.
E ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere appunto se vi interessano scambi o cose così. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao ciao!